Compie 90 anni l'Amerigo Vespucci, la più antica unità della Marina italiana. Molti la considerano la nave più bella del mondo. L'inviata è Valentina Bissi. Le mani e i piedi dei nocchieri ben saldi sull'albero mentre si arrampicano sempre più in alto. In basso le dita scorrono sulle cime, gesti precisi che si compiono da 90 anni ancora oggi dettati da passione e orgoglio. Il Vespucci è ancorato nell'arsenale di La Spezia, ma a bordo c'è la frenesia composta dei marinai impegnati a sistemare, rinnovare e abbellire la signora del mare. Dritta, ferma! Largano manuale come una volta, ma al passo con i tempi, mentre in ogni angolo i dettagli raccontano una storia. Questo timone è originale dalla nascita della nave, è anche rappresentativo delle 800.000 miglia che questa nave ha solcato in questi suoi primi 90 anni. Le cuciture eseguite anche a mano affinché le vele possano sfidare i venti di tutto il mondo. Cerchiamo sempre di lavorare con rispetto delle tradizioni che sono appunto il motore di nave Vespucci. Noi nocchieri siamo dei custodi. Una nave scuola, un veliero di rappresentanza e un simbolo nazionale capace di unire gli italiani nei momenti più difficili. In piena pandemia ha solcato i nostri mari illuminando le sere più buie. Noi abbiamo cercato di simboleggiare appunto la rinascita di un paese e lo abbiamo fatto navigando vicino alle coste più popolate della nostra penisola per dare una spinta a una rinascita insomma, che tutti attendevano. Presto sarà di nuovo in mare e in molti attenderanno con orgoglio il suo passaggio. La favola